Protagonista il vento nell'undicesima edizione del meeting nazionale Città di Recanati, memoria Nicola Tubaldi. La gara più avvincente è stata senz'altro quella dei 110 ad ostacoli, dove il marchigiano John Mark Nalocca, carabinieri con l'Escio Atletica San Benedettese, campione italiano Under 23, si è imposto in rimonta su Giorgio Verdini, aeronautica Atletica San Giorgese. Il risponso cronometrico è stato di 14:23, ventoso più 2,8 per entrambi, con il successo per questione di millesimi a Nalocca, mentre al terzo posto un altro aviere, il recanatese Andrea Cocchi, che in 14:25. E quarto, a conferma che gli ostacolisti marchigiani vanno forte, è giunto Giovanni Mantovani, sport atletica fermo, in procinto di entrare nel club dell'aeronautica, con il tempo di 14:29. Vola sul rettilineo dei 100 metri la fermana Francesca Ramini, 11:85 il tempo, ma anche qui l'anemometro oltre consentito, più 2,7. Sui 400 ad ostacoli prevale Federico Foschini, Edra Forlì, che in 53:70 sorprende il più accreditato finanziere Leonardo Capotosti, che accusa nel finale un problema muscolare tale da non presentarsi sul podio per la premiazione, indice questo di poca sensibilità nei confronti degli avversari e degli sportivi presenti in tribuna. Nel lungo Roberto Borromei, Bruni Pubblicità Vomano, anconetano però, salta per due volte 7:38, il primo ventoso con più 3,4 e regolare al sesto salto più 1,6. Nei metri 1500 vittoria di Tiziano De Marco, dopo un primo 400 forsennato tirato da Giglio Iannone, campione italiano del 2010, il ritmo calava ed il tempo finale di 3:58:33 non rendeva merito alle qualità dell'atleta allenato dal professor Romano Tordelli. La gara femminile, sempre dei metri 1500, affermazione di Alessia Pistilli, con avversari di scarso spessore. Alessia chiudeva in 4:47:19 con la seconda classificata, Francesca D'Angelo, a 7 secondi. Nel giro di pista, dopo una partenza sostenuta di Kik Bolu della Kronos Roma, usciva ai 300 metri la campionessa italiana promesse Anna Laura Amarone, che dominava tutte le avversarie in 55:37. Al campo, presente anche la quattrocentista bortoreganatese Donata Piangerelli, ma ha preferito fare i 100 metri scontentando che avrebbe voluto vederla nel giro di pista.